Ciao a tutti, buonasera a questo quarto appuntamento con le interviste a cura di White Radio, ai gruppi che vengono ad esibirsi qui al Capanno Blackout. Questa sera siamo in compagnia dei Goma direttamente da Caserta, o comunque dalla loro ultima data che è stata appunto, e adesso non mi torna in mente dove sta. Capriago. Ah! Capriago, al Circolo Kessel. Ok, perfetto. Quindi da Capriago che è stata ieri. Ok, perfetto. E stasera appunto Capanno Blackout, After Show Lobo e D'Artagnan, e niente, io sono Andrea, insieme... Io sono Alessio, di qua ci sono. Insieme a mio padre. È specchiato il video e quindi da Area 81 volevamo fare appunto qualche domanda a questi ragazzi che si sono così gentilmente offerti di rispondere. Hanno promesso di fare i seri, però noi gli abbiamo detto che non importa, potete benissimo fare quello che volete. Allora, iniziando, prima di tutto, ora alcune me le ero anche scritte, giustamente, il telefono, se non lo tiro fuori. Allora, ho letto da un'intervista da Overdrive Underground, Radio Echo, che, dove avete parlato appunto della scena musicale della vostra città di origine. No, lo sapevo. Okay. Ci siamo, voglio buttare. Da lì le ti odio. Della scena musicale appunto casertana, sì. Che... è stata definita, diciamo, non particolarmente ricca di spunti, di luoghi dove magari esibirsi. Non ammazzare lui con il gomito. No, non lo ucciderò. E quindi volevo chiedere, il vostro apporto musicale, ecco, dato che vi siete affermati come Gomma, questo gruppo, questo progetto, da quando avete iniziato? È cambiato qualcosa? Si inizia a parlare più di musica, di un certo tipo di musica nella vostra città? O insomma c'è qualcosa che di particolare che è accaduto? Chiedo a Ilaria, appunto, voce frontman del gruppo. Chiedo le presentazioni, prego. Vorrei dire che non credo che l'inizio del nostro girare sia stato rilevante al fine del. Di un incremento della musica, comunque della scena della nostra città, quindi no, penso che non sia successo nulla di rilevante, però c'è da dire che di fatto esiste ancora. Perché ridono? No, io guardo lui che è serissimo. Io sono lui, stavo lottando i tuoi boi. Intercalare, cazzo. prego, comunque, cioè, non credo sia stato rilevante. Ma comunque c'è un movimento a livello musicale, cioè, come in qualsiasi altra città. Poi ci sono loro, il loro contributo sarà. Allora, il loro contributo allora, in qualche questa, modo. Questa qua, Giovanni. Questa qua la tagliamo a Caserta, ma vi sono soltanto talenti. E probabilmente Caserta diventerà la prossima Los Angeles. C'è un fermento musicale assurdo e ci sarà il nuovo Kanye West, probabilmente. Tra di voi oppure... No, c'è tutta Caserta, cioè a Napoli siamo tutti artisti, siamo tutti molto teatrali. Un accendino? C'è. Ah, ecco, è già stato passato. Perfetto. Dunque, abbiamo poi letto che vari componenti appunto di Boom, appunto abbiamo qui Matteo, Ilaria, Giovanni e Paolo. Ok, questa ovviamente l'avevamo messa... da veri professionisti quali siamo. Beh, sarebbe venuto fuori. Abbiamo letto che componenti del gruppo hanno origini dal punto di vista musicale, gusti musicali molto differenti. Venite chi da gruppi che già performavano cover di Alt-J o altri gruppi, chi ha influenze jazz. Ilaria, te ho letto che ha apprezzato molto la musica hardcore punk, Nerorgasmo, eccetera. Ecco, qual è stato il punto di equilibrio? Come siete riusciti da queste, diciamo, contaminazioni cosa vi diverse? Vi ha fatto formare un gruppo? Ecco, cosa ha portato a arrivare appunto a Gomma? Qual è stata la sintesi? Sinceramente, non mi sono mai chiesta questa cosa. Semplicemente ci siamo messi in saletta, abbiamo iniziato a scrivere qualcosa e è uscito questo. Quindi non abbiamo pensato, non abbiamo riflettuto a che cosa fare, su che ambito. Ecco. Comunque già suonavamo insieme, quindi ci siamo messi in saletta, abbiamo detto vabbè,
proviamo a fare qualcosa di nostro e vediamo che cosa ne esce. Inizialmente non avevamo ancora una, diciamo, una linea o comunque delle idee precise, poi più o meno sono venute spontaneamente, quindi non c'è stata una vera e propria impressione o comunque un venirsi incontro. Ognuno faceva il suo e abbiamo cercato di far venire un prodotto, cioè far uscire un prodotto più o meno uniforme, perché almeno credo che si sentano troppe no, differenze di influenze in quello che facciamo. Quindi è stata una cosa spontanea, sì, diciamo, e naturale. Sì. Perché voi vi conoscevate... Aspetta, passo il microfono, altrimenti sei muto. Cioè, quello che ho detto finora non si è sentito. Si è sentito poco. Però, allora, va bene. Però era tutto molto bene. Però era tutto bene. quindi voi com'è che vi conoscete? Come, da dove, insomma, appunto, date tutte queste diverse influenze? Ok, questo a livello di gusti personali, però voi come vi siete incontrati? Allora, ci siamo io e lui che abbiamo fatto il liceo insieme, loro due sono fratelli, quindi da sé. E c'è questa cosa, ora lo possiamo dire anche. Massimo, una cover band di Capoe. Ah, ok. Poi abbiamo fatto un progetto dove suonavamo cover di Kylie Minogue e abbiamo reset. E poi niente, abbiamo fatto questo gruppo e in questo gruppo suonava quello che adesso, cioè anche prima in realtà, era il suo ragazzo. E quindi c'è stato questo intreccio, okay. Giustamente. E quindi niente, però io penso che, cioè, fondamentalmente non ci sia il problema delle influenze, perché io credo che abbiamo cominciato a suonare più o meno per il motivo per cui uno generalmente si approccia a uno strumento, cioè perché è divertente. Essendo divertente da solo, in quattro è ancora più divertente. E quindi sì, ma la domanda era come siamo conosciuti. No, stavo rispondendo ancora di più, mi piace. Che lui fa delle domande belle, ma anche lui. Grazie, grazie. Non altrettanto che lei. Prego, prego. E quindi niente, in realtà, cioè, secondo me, suonare per divertirsi è quello che spinge a fare cose insieme. Poi il fatto di metterci dei messaggi, delle cose che vivi, viene dopo. Per questo magari poi il problema di influenza viene meno, perché alla fine è quello che vediamo tutti i giorni. Era quello che volevo sapere. La mia risposta è perfetta. Sì, sì, sì. L'hanno detto. Quindi ok, e il suo ragazzo che fine ha fatto? Il ragazzo. Sì. Il ragazzo. Ah. Cioè, perché non è più nel... Cioè, lui... Suonavate insieme, sì. Ho fatto la domanda scomoda. Sì, sei proprio un intervistatore di quelli sagaci. No, in realtà semplicemente abbiamo cambiato, cioè non cambiato, alla fine la formazione. L'abbiamo lasciato. L'abbiamo sempre stato così. Però abbiamo aggiunto, diciamo, se ne sono andati poi successivamente alcuni componenti. E lui all'inizio era con noi, poi ha deciso di, diciamo, cioè è stata una decisione comune più o meno. Lui comunque aveva un'altra band, non riusciva a metterci troppo impegno. Non che noi ci impegnassimo. Non che noi ci impegnassimo. Cioè, ma ancora. Per carità. No, niente, la patatine, nient'altro, cioè non ne troviamo davvero. Non mai fatto. Credo che si senta anche il risultato finale. Sì, no, vabbè, no. Oh, poi venendo perché deve essere in questa serie, voglio dire. Dai, stai riuscendo meglio delle altre, ma va benissimo. Sono più impegni rispetto alle altre. Va benissimo. Comunque, tutto questo posso salutare Daniele. Certo. Allora, vorrei salutare Daniele Passaro di Radio Underground, che fu il primo a fare questa domanda sulla scena musicale di Caserta, su cui adesso rompono le palle praticamente tutti i giornalisti. Ah, maledizione. Quindi grazie Daniele che ci hai messo in questa sezione scomoda, mi ha fatto anche litigare con dei miei amici. No, pensavo, ho detto vai, gli faccio questa magari, no, bene, bene, per la prossima volta. Sta abbassando il grado del livello dell'intervista. No, doveva essere un'intervista. Adesso ci rimetteremo con posti, tranquilli, tranquilli. E allora, è uscito poi il 17 gennaio il vostro primo album Tosca, appunto, per la B4B Record, ho detto bene, sì, no? Perfetto, ho detto bene. E che è questa sensazione di angoscia così esistenziale che non si sa bene da dove provenga. E abbiamo visto appunto nell'album la prima traccia e l'ultima traccia sono Alice scopre, Alice capisce. Volevamo sapere appunto chi è Alice, cosa rappresenta per voi, per voi Zoom. Spendiamo la parola a Giovanni. Allora, quei due brani in realtà
nacquero quasi come degli audiolibri, nel senso che ci vedemmo io e Ilaria e volevamo scrivere questa storia su due temi fondamentalmente. Il primo è quello trattato in un film di Yorgos Lanthimos che si chiama Gnodontas, che è incentrato sulla, sul rapporto tra il significato e il significante delle parole. Quindi ci piaceva immaginare una bambina, Alice, che a causa del modo in cui è vissuta non associa correttamente le parole a quello che è il loro significato reale. Volevamo scrivere di questo tema perché ci faceva strano pensare il modo in cui noi siamo abituati a certe parole, a certe cose, e in particolare per quanto riguarda la storia ci siamo ispirati a un romanzo di un autore praticamente credo sconosciuto, nel senso che penso abbiamo letto io e lei, che è Paolo Marasca, e il libro si chiama La qualità della vita, in cui racconta questa scena di questa bambina che c'è, mi accarezzi. No, ma dava invece, dava sé, faceva sì, sé. Sì, sì. E questa bambina, niente, va su questo treno e assiste a un suicidio. Sì. Assiste, così, assiste al suicidio, e, però le sembra normale. Quindi quello che abbiamo scritto era un po' per dire di quanto sia strano che ci siamo abituati a certi orrori, nel senso che quando si guarda anche il telegiornale tu senti di stragi, di attentati, e sei talmente abituato che non ti fa neanche così strano. Uno questa recepisce cosa, solo il fatto senza... Sì, però in realtà il senso del racconto è che ci hanno fatto abituare a questa cosa. Non dovrebbe essere normale vedere stragi, vedere attentati, vedere suicidi, vedere imprenditori che si danno fuoco perché la loro azienda è fallita o altre cose, per il semplice fatto che ce le fanno guardare tutti i giorni. Quindi abbiamo preso questi due spunti e abbiamo messo insieme le cose, ed è uscito quello che vedete, che sentite. Perché c'è da dire che inizialmente non avevamo intenzione di farci dei brani. Ah, sì. Cioè, era nata come una cosa a perdita di tempo, che con un fine a sé, diciamo. E poi con il passare del tempo ci abbiamo riflettuto e abbiamo detto vabbè, ma potremmo pensare di utilizzarli come brani per il disco. È successo Finalmente. Grazie. Siete tutti molto giovani. Ora io parlo. Lui ha 30 anni, però lui ha 29. Lui ne ha 29. Io ne ho 29. No, lui ne ha 27. Siete più vicini ai 30 che ai 25. Okay. Quello sì, quello sì. Però ecco, voi invece avete... Noi siamo quelli 20. Là con la vita davanti. Perfetto, quindi... 20 anni davanti, penso, per basta. Ma voi... Quindi 20, 18 e 21. Io ne ho 23 quasi, per cui sì, insomma, siete giovani, siamo tutti abbastanza... Puoi dirlo anche te che sono giovane. Puoi dirlo anche te che... Questa volta puoi dirlo. Sì, questa volta posso dire. E una cosa che appunto mi è venuta in mente ascoltando anche le vostre canzoni e riflettendo a quella che è la mia esperienza di giovane, ancora per un po' giovane, eccetera, che è l'esperienza scolastica. Ora, magari è ancora molto vivo in voi il ricordo di quel periodo lì. Vogliamo sapere se la scuola, quindi le superiori, il liceo, quello che è stato, ha dato un contributo, diciamo, costruttivo, è visto come un ricordo positivo nella vostra formazione anche musicale, o come un qualcosa da cui dover fuggire o scappare? Io penso che, francamente, ecco qua. Cosa avete fatto? Ecco, per me è stato assolutamente un incubo, e la prova è il fatto che io ho fatto la rinuncia di studio. Sei una capra. Quindi ho lasciato il liceo quest'anno e no, cioè non è assolutamente stato né costruttivo né una bella esperienza per me. Poi ovviamente che sia una cosa puramente soggettiva, però personalmente è stato un incubo indicibile. Guarda, penso proprio tutti e quattro forse. Sono passati. Comunque
comunque sempre visto che non posso fuggire. Yeah, però dillo che forse è di Bobby. Forse però, forse riuscirò a diplomarlo. Ah, no, questo è per assicurare tutti quanti. Come hai detto, però forse riuscirò a diplomarlo. Perfetto. Un appello per poi se riesco all'università. Ah, no, no, il passo. Beh, qualcuno vuole parlare. Se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Secondo me l'unico modo in cui dice ho influito è che probabilmente durante gli anni del liceo vivi ancora quegli anni in cui non sei tanto disilluso dalla vita, nel senso che guardi a quello che c'è dopo, a quello che fanno i ragazzi più grandi con meraviglia e ti immagini tutto quello che vivrai dopo come una cosa bellissima e te lo vivi proprio con stupore e ogni cosa che fai di nuovo ti sembra una grande figata. Dopo i 20 anni penso che questa cosa un po' cessi. Quindi diciamo quello che forse vogliamo cercare di trasmettere pure quando suoniamo è un po' come per dire cercate di non abbandonare quel sentimento là, nel senso cercate di non abituarvi troppo alle cose perché poi c'è quello che ammazza tutto, tipo Paolo. Ok, no. Allora, probabilmente perché ha più esperienza e più grande viene preso un po' come e in realtà lui potrebbe schiacciare la testa con la mano proprio. E e poi le ultime domande ora. Il 18 che è stato appunto il 18 marzo è stato il giorno in cui avete iniziato il tour che sta continuando ancora ora stasera appunto sarete al Capanno qui, avete aperto i Fast Animals and Slow Kids all'Alcatraz di Milano, quindi volevamo sapere com'è nata questa collaborazione, impressioni sul concerto, come palco, com'è stato, insomma. Siete gasati. Vi siete gasati. No, sì, è stata una figata, l'Alcatraz è un casino grande e i Fast Animals and Slow Kids sono anche un sacco bravi, cioè sono veramente una bomba sul palco, quindi è stata veramente molto bella come esperienza rispetto ad altre comunque abbiamo fatto sui grandi palchi, però questa in particolare penso sia stata forse quella che ci è piaciuta di più, credo, sì. Come atmosfera, come pubblico, tutto è stato veramente molto molto vivo, sì. E le ultime due ora abbiamo sentito che avete un anche io. Ne è un anche te, dopo aver fatto allora le ultime. Abbiamo sentito che avete molti artisti anche della scena musicale contemporanea che vi piacciono, con cui magari già siete amici o conoscete. Vogliamo sapere qual è l'artista o il gruppo, gli artisti o i gruppi con cui vorreste collaborare anche a livello musicale in futuro. Se aveste la possibilità di... Anche nessuno, però ecco per sapere. No, ma in maniera utopistica. In maniera utopistica. In realtà lo sappiamo tutti quanti. Ecco qua, si abbassa il livello dell'intervista. No. Allora, sta per succedere. No, allora. Ecco Tony F che arriva. Allora, lui crede che io stia per rispondere a Dark Polo. Lo pensavo anche, però. Ma la Dark Polo non può collaborare perché loro sono aziende, noi siamo umani. No, credo che quelli probabilmente con cui vorremmo tutti quanti collaborare, gli unici su cui siamo tutti quanti d'accordo sarebbero i Verdena, probabilmente, perché penso che sia l'unico gruppo che non si sia mai sputtanato nel corso della sua carriera e che ha sempre pensato alla musica prima di tutto, prima dei metodi di marketing, prima dell'estetica, prima come gomma. Sì, vabbè. Anche con loro mi piacerebbe collaborare. Poi, se fosse ancora in vita, pace all'anima sua, a me piacerebbe collaborare con Franco Califano, però se n'è andato. Spero io prima. L'hai pensato prima. Oppure, visto che lui invece è ancora in vita, a me piacerebbe collaborare con Vasco Rossi e con Tiziano Ferro. Vasco Rossi con Tiziano Ferro. Tutti e due insieme o separatamente? Ma magari anche se guarda, perché comunque Tiziano c'ha delle tendenze. Featuring. Allora, vuoi fare l'ultima, un'altra domanda? Sì, anche te? Sì, io mi cosa volevo chiedere. No, allora, lo zenzero che avete lì nella cesta lo utilizzerete? Sì, sì, perché in realtà, come è nato il nostro concetto di rider di scheda tecnica, non sapendo cosa fossero. Siamo andati nei camerini degli altri, abbiamo visto cosa c'era e abbiamo detto vabbè chiediamo questo, perché sarà evidentemente quello che si vede di solito.
E quindi siamo andati in alcuni camerini molto strani, per cui chiediamo bollitori, zenzero, caramelle gommose, cose che non consumiamo mai. Quindi un appello per tutti vedere che ci ospitano, la cesta, non le fate patatine. Caso alla nostra scheda tecnica, al limite fateci trovare una bottiglia di Montenegro che fa sempre. E l'ultima, come da voi pronosticato, aspirazioni, progetti nuovi per il futuro, se c'è qualcosa già che bolle in pentola per il prossimo periodo. A settembre mi scioglio. Allora, questa cosa la dico sempre, cioè, Nobel per l'orologio. Quando ce lo chiedono, la risposta è sempre questa. Ci piace pensare ad ora, quindi cerchiamo sempre di impegnarci in quello che stiamo facendo ora, piuttosto che pensare al futuro. Ovviamente abbiamo bisogno di scrivere altri pezzi, di fare altre robe, però ora come ora non abbiamo né il tempo né la testa per poterlo fare, quindi vedo che a gennaio nessuno però continueremo sicuramente, spoiler, continueremo sicuramente a suonare, sì, ovviamente, però è appena iniziato, diciamo che fare altre cose, sì, per ora ci impegniamo nel tour, cerchiamo di mettere il nostro impegno in quello che stiamo facendo ora, poi si vedrà. Poi c'è chi deve dare gli esami. Chi deve dare gli esami? Mi mancano due. Mancano due. Ventina. Ci arriva, sì. Sì, sì, sì. Circolare della... No, sì, ne mancano due. Che poi... ci dicevi di? Questo è tipo un discorso di laurea. Com'è stato questo percorso? Allora, io facevo un bravissimo fenomeno, poi dopo... Qual era la tua media universitaria? Facevo 5 esami all'anno. 5 esami all'anno? Dopo da pre-gum è diventato un esame e mezzo all'anno, però... Però uno fatto bene. Quest'anno finisco e vi abbandono. E divento un avvocato. Un avvocato internazionale. Un avvocato internazionale. Secondo me all'estero. All'estero. Diventa l'avvocato dei gomma. No, comunque, cercando di rispondere in maniera più o meno seria a questa domanda, il problema fondamentale dello scrivere adesso è che non è tanto un problema di tempo, perché suoni sempre, quindi potrebbe venire anche da sé. Il problema è che non riteniamo sia giusto scrivere in questo momento qua, nel senso che adesso cosa facciamo? Andiamo in giro, suoniamo e facciamo le nostre cose, quindi scrivere diventerebbe una cosa autoreferenziale, cioè scriviamo di noi che siamo qua a suonare, diventa un cane che si morde la coda. Quindi penso che quando finirà questo tour probabilmente ci prenderemo un po' di mesi per fare i cazzi nostri, per viverci i cazzi nostri, quando avremo qualcosa di interessante da dire... Gennaio 2018. Visto. No, vabbè, fondamentalmente perché secondo me è stupido il fatto di dover fare un album perché qualcuno dice che te lo devi fare, nel senso che è un po' il concetto, se non hai nulla di interessante da dire, non dirlo e basta. Quindi quando probabilmente avremo qualcosa da dire, dovessero passare pure 10 anni, lo diremo, altrimenti potrebbe anche essere una cosa che finisce. Vabbè, si capisce spesso. Si può premiere su Noisy e gennaio 2018. Va bene. Perfetto. Allora, nulla, noi ringraziamo i gomma per... ce l'avete fatta prendere strapene, sì, che grazie davvero. Ringraziamo anche Daniele Bassano di nuovo. Ringraziamo appunto da Eco Radio per aver ispirato la prima domanda. Posso raccontare questa? Perché ho detto Paolo, è quello là che ci portò nella macchina. Perché allora, Daniele, se stai sentendo questa intervista non mi volere male. Noi ci ricordiamo tutti quanti Daniele, che è un ragazzo simpaticissimo che ci ha invitato a suonare 2 mesi fa. Per cui, quando ci ha fatto l'intervista, non ci ha detto che doveva fare un'intervista, ha detto ragazzi, adesso vi porto in macchina, e c'era questa macchina parcheggiata, imbrattata in mezzo agli alberi, e ci ha fatto salite, e poi ci ha mostrato questo registratore, io avevo visto, e solo quando lui ci ha fatto le domande abbiamo visto che era un'intervista, perché fino a un secondo prima Paolo pensava che stessimo per essere stuprati. Quindi grazie Dani, hai contribuito alla nostra crescita sessuale. Perfetto, dopo quest'ultimo aneddoto, allora da White Radio, qui nel backstage del Capanno, è tutto. Io sono Andrea dall'altra parte. Io sono Alessio. Ciao. Cerchiamo di fare un saluto. Ciao a tutti, ciao.
l'uomo con pochi capelli che sedeva al finestrino rotto, è mio fratello, esattamente, è proprio non mi conoscevano già prima. Sì, esatto. E niente, quindi stasera venite a sentire i Gomma al Capanno Blackout, after show Lobo e D'Artagnan. Quindi è tutto, grazie, alla prossima appuntamento. Esatto. Beh, sì, mai, però siamo stati contentissimi di avere i Gomma stasera, quindi per ora siamo a posto. Arrivederci. Ciao.